Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video di Scegli Tarocchi. In questo video vedremo quale messaggio dovete ascoltare adesso. Ed il video è valido dal momento in cui lo si vede. Qui abbiamo tre diversi gruppi di carte. Abbiamo il gruppo numero 1 con il fiore viola, gruppo numero 2 con il fiore blu e gruppo numero 3 con il fiore giallo. I tempi di ciascun gruppo sono riportati nella descrizione del video insieme a tutte le carte che utilizzo. Seguite la vostra intuizione nella scelta del gruppo e se vi sentite guidati nello sceglierne più di uno, potete farlo, ci vorrebbe essere un messaggio per voi. Se la lettura risuona con voi, vuol dire che è per voi. Detto questo, vi voglio ricordare che non faccio consulti privati, iniziamo con il gruppo numero 1. Allora, gruppo numero 1, il primo messaggio per voi è quello che dice: qualche volta il bene è nascosto, cioè gli aspetti positivi di una situazione sono nascosti. E il messaggio che c'è dietro dice: cerca il bene, ossia gli aspetti positivi, in quello che loro dicono oppure chiedono, quindi si riferisce ad altre persone, perché questi aspetti positivi sono sempre lì. Anche se quelle persone non avevano intenzione che fossero presenti. Quindi quello che le persone dicono oppure fanno nasconde sempre un aspetto che è positivo, anche se quella non era la loro intenzione originaria. Cioè c'è il bene in ogni cosa, anche se c'è qualcosa che forse ferisce oppure fa male, ma c'è un aspetto positivo che è sempre nascosto. Inoltre si aggiunge che gli indizi per quello che tu vuoi sono nascosti intorno a te. Quindi c'è un bene che è presente in una situazione e la seconda carta per voi è quella che dice il cambiamento è sempre buono. Quindi c'è del bene dietro un cambiamento, questo è il senso. E questa carta dice: in effetti, l'unica maniera efficace per cambiare un'altra persona è cambiare se stessi e questo funziona ogni volta. Questo mi ricorda il fatto che la realtà è un riflesso di quello che è presente all'interno di sé, per cui se si vogliono vedere dei cambiamenti bisogna che il cambiamento avvenga dentro di sé. E poi c'è la carta che dice: tu forse adesso non lo sai, ma lo saprai. Quindi c'è qualcosa che voi ancora non sapete, ma che state insomma per capire, oppure che state per sapere. E questa carta poi invita a pensare a qualcuno che per voi è molto speciale e di sentire dentro di voi molto amore per loro, quasi un amore esplosivo. E dovete immaginare quella persona immersa nel vostro amore e poi dovete immaginare che lo stesso amore ve lo dà l'universo. Quindi l'amore che voi potete provare per qualcuno è qualcosa che è già presente dentro di voi ed è qualcosa in cui voi stessi vi dovete immergere. Quindi ci sono delle cose che voi ancora non sapete, ma che scoprirete, c'è del bene che è nascosto dietro un cambiamento. Adesso vediamo con i tarocchi, utilizzo questo mazzo per vedere che cosa succede, metterò almeno 5 carte, poi utilizzerò questo per andare a chiarire. Allora, perché per il gruppo numero 1 ci sono le carte che dicono che qualche volta il bene è nascosto? Abbiamo la carta del 5 di bastoni. Perché per il gruppo numero 1 ci sono le carte che dicono qualche volta il bene è nascosto, il cambiamento è sempre buono. C'è la carta della forza, la carta del 9 di denari. Perché per il gruppo numero 1 c'è quel messaggio. Abbiamo l'8 di bastoni. Perché per il gruppo numero 1 c'è quel messaggio. E abbiamo la carta del sole. Fondo del mazzo c'è la carta del 3 di denari. Allora, voi in questo periodo potreste affrontare una situazione che richiede il bisogno di essere forti e di essere in controllo. Si tratta di sfide che alcuni stanno affrontando completamente da soli o che hanno a che fare con il bisogno di essere più indipendenti. Quindi da non dipendere da alcune persone, che sia per motivi emotivi o motivi economici. E vedo che queste battaglie conducono ad una crescita e ad un successo nel momento in cui voi le superate. Potrebbe sembrare difficile superarle, come se fosse un grosso ostacolo, questa è la percezione che potreste avere.
però è qualcosa che vi porta a risplendere successivamente, porta maggiore chiarezza del perché certe cose sono accadute e soprattutto vi sentirete in un'energia che è molto più positiva rispetto a prima, quindi vedo il potenziale del superamento di queste difficoltà. Alcuni di voi potrebbero avere litigato con qualcuno e hanno sentito il bisogno di non interagire con quella persona, di stare da soli. Qualcosa a che fare con una comunicazione che porta maggiore chiarezza. Voi stessi potreste aver comunicato delle cose in maniera chiara oppure lo state per fare. Ci sono inoltre notizie positive che potreste ricevere, quindi andiamo un attimo a chiarire. E vediamo perché c'è 5 di bastoni per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1. C'è la carta del 9 di bastoni con il 4 di coppe. Quindi le difficoltà che state sperimentando in un contesto servono a rafforzarvi dal punto di vista spirituale. È una situazione che richiede il bisogno di essere forti, specialmente dal punto di vista mentale. Le vostre difese potrebbero essere alte nei confronti di qualcuno, siete un po' diffidenti, specialmente se avete litigato con quella persona e ci sono state delle cose che vi hanno deluso. Se questo non ha a che fare con litigio, ha a che fare con una situazione dalla quale voi sentite di dovervi liberare, perché in quella situazione c'è un senso di scontentezza oppure di noia, le cose non si muovono. E c'è bisogno di essere forti per cambiare quelle circostanze. Quindi è qualcosa che deve provenire soprattutto da voi per arrivare ad un cambiamento. Vediamo perché c'è la forza. Perché c'è la forza per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1. Perché c'è la forza. Sul fondo del mazzo c'è la carta della luna. Poi abbiamo l'asso di spade, i tre di spade. Ed il mago. Allora, alcuni di voi potrebbero avere ricevuto chiarezza che una persona è manipolativa o nascondeva praticamente qualcosa e avete deciso di separarvi da quella persona e di essere duri nei suoi confronti e di trattenervi dal comunicare. E questo non per forza ha a che fare con l'amore, si può trattare di un altro contesto, però qualcuno nascondeva un lato di sé. In alcuni casi aveva una doppia personalità, quindi faceva vedere una cosa, però in realtà era un'altra. E qualcosa è venuto fuori. Voi avete visto quello che è successo. Avete ricevuto maggiore chiarezza su questa situazione. Dovete inoltre essere forti nel confrontare quelle che sono le vostre ombre o le vostre paure, che emergono soprattutto con sensazioni di dolore o di fastidio, perché quella è un'occasione per andarle a rivedere. Perché queste emozioni che sono negative potrebbero poi manifestare determinate circostanze, quindi è bene sapere quello che è presente dentro di voi, quindi guardare quelle che sono le vostre ombre e non avere paura di confrontarle. Se voi avete sperimentato una separazione, dovete avere maggiore sicurezza in voi stessi e nelle capacità di poter migliorare le cose, di poter andare verso un cambiamento che è più positivo. Vediamo perché c'è il 9 di denari per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1. Perché c'è 9 di denari. C'è la carta del 2 di bastoni con un altro 9, che è quello dell'eremita. Quindi abbiamo 9, 9, 9. Questo ha a che fare con la chiusura di cicli. Alcuni di voi potrebbero avere la percezione di girare sempre intorno ad una stessa situazione che si ripete. A mio avviso la soluzione c'è per uscire fuori da quella circostanza ed è presente dentro di voi facendo introspezione. Sotto abbiamo infatti la carta di trasformazione, che è la carta della morte, e poi abbiamo la luna e abbiamo la stella e poi abbiamo anche la torre. Quindi si tratta proprio di fare un grosso cambiamento a livello interiore e una guarigione di qualcosa, forse di ferite interne. Occorre una grossa trasformazione. Alcuni stanno pensando di focalizzarsi di più su di loro, di separarsi eventualmente da qualcuno oppure da qualcosa, però ancora c'è questa energia di attesa, forse perché state aspettando un segnale o state aspettando un cambiamento di qualche sorta. Intanto siete in questa energia che è più solitaria e state riflettendo molto su alcune questioni. Vediamo perché c'è l'otto di bastoni, perché c'è l'otto di bastoni per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1, perché c'è l'otto di bastoni per quelli che hanno scelto
Allora c'è l'asso di coppe, un altro asso che è quello di denari e poi c'è l'otto di spade. Anche il numero 8 si ripete molto spesso. Questo ha a che fare con il concetto dell'abbondanza e anche connesso al simbolo dell'infinito. Io vedo che voi siete invitati ad abbracciare nuove opportunità, nuovi inizi, ad uscire da una situazione di trappola in cui vi siete sentiti, quindi c'è bisogno di muoversi. Inoltre potreste ricevere una comunicazione o delle notizie che aprono a nuove opportunità, a nuovi inizi, ma ci sono delle paure che emergono. Per esempio, qualcuno vi propone qualcosa, però voi avete paura di aprirvi, o avete bisogno di comunicare qualcosa a qualcuno, però avete paura di farlo. Quindi c'è bisogno di superare queste paure. Adesso vediamo perché c'è il sole, perché c'è sole per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1, perché c'è il sole. C'è la carta del 7 di spade con l'appeso, l'8 di denari e l'imperatore. Voi dovete guardare ad una situazione in una maniera che è diversa. Quindi si tratta di rimuovere una specie di benda oppure di maschera per vedere le cose da una prospettiva che vi consenta di muovervi in avanti in una posizione di maggiore forza e di potere. Perché la maniera con la quale voi potreste vedere una situazione non vi consente di entrare in questa energia che è più positiva, ottimista o di superare le difficoltà che avete sperimentato. Forse c'è bisogno di vedere una persona per quella che è, in alcuni casi c'è la presenza di inganno o la presenza di invidia in una persona, di gelosia in alcuni casi. E queste cose le potete capire soprattutto nel momento in cui andate ad analizzare quello che fa questa persona al di là delle sue parole. Perché ci sono persone che possono far vedere di essere amiche, ma in realtà non sono amiche, o situazioni del genere. Per potersi muovere in avanti da una posizione di maggiore forza, c'è bisogno di fare dei sacrifici. Forse sacrificare rapporti con persone che hanno quelle caratteristiche. Quindi liberarsi di qualcuno che vi fa essere un'energia più pesante per poter poi avere questa energia che è più positiva. Bisogna inoltre fare luce su quelli che sono i meccanismi di autosabotaggio che vi portano ad essere fermi, in modo tale che possiate muovervi in avanti da una posizione di maggiore forza. Vediamo di avere un ulteriore messaggio per quelli che hanno scelto il gruppo numero 1. C'è la carta di numeri degli angeli, la carta di visione remota e la carta di energie positive, alza le tue vibrazioni. Riceverete dei messaggi attraverso i numeri in particolare. Abbiamo già visto il numero 8 e il numero 9 che si sono ripetuti per ben 3 volte, però ci potrebbero essere altri numeri che saranno significativi per voi e che hanno dei significati che siete invitati a ricercare se vi sentite guidati a far così. E poi c'è la carta di visione remota che dice vedere scene di qualcosa o qualcuno che è lontano. Quindi vi potrebbe capitare di vedere una scena di una persona e quella persona effettivamente sta facendo quelle cose in quel momento. Lo potreste fare in una maniera che è intenzionale per connettervi con quella persona e vedere cosa sta facendo, oppure lo potreste fare in una maniera che è completamente inconsapevole. Quindi arriva una scena improvvisamente nella vostra mente e vedete qualcosa e quella persona effettivamente sta facendo quelle cose oppure le ha fatte. E non per forza si deve riferire all'amore. Adesso vediamo di avere un ulteriore messaggio. C'è la carta di sacrificio che si richiama all'appeso che abbiamo visto prima e la carta di protezione. Quindi c'è bisogno di sacrificare qualcosa per sentirsi in un'energia che è più protetta, in un'energia che è più stabile. Inoltre ho la percezione che voi siete protetti, potreste vedere spesso le piume bianche come simbolo di protezione, ma c'è bisogno di fare dei sacrifici in una circostanza. Questo è il messaggio che emerge, vi ringrazio per aver visto il gruppo numero 1, adesso passa al gruppo numero 2. Allora, gruppo numero 2, il primo messaggio per voi è quello che dice accendi la tua luce d'amore o la luce del tuo amore. Ed il messaggio dietro dice alcune volte la maniera migliore per restare sani di mente è quello di amare come pazzi. Quindi significa che alcuni di voi potrebbero essere un po' chiusi a livello emotivo nei confronti di qualcuno o nei confronti dell'amore in generale e siete invitati a non chiudervi di più in voi stessi a causa di esperienze che potrebbero essere state dure, che sia nell'amore, nell'amicizia o in un altro contesto. Il secondo messaggio dice come se tu non avessi bisogno di qualcuno. E il messaggio dietro dice, per quanto tu voglia tenerli nella tua vita,
chiunque loro siano, cercare di capirli anziché cercare di cambiarli migliorerà tanto le possibilità che anche loro vogliano tenerti nella loro vita. Quindi alcuni di voi vogliono cambiare una persona anziché cercare di capirla. Ci sono degli aspetti di quella persona che voi vorreste che fossero completamente diversi. Il messaggio è quello di essere più comprensivi e di non cercare di imporre dei cambiamenti in qualcuno. A volte si dice, se voi aveste la certezza che quella persona non cambierà mai, quindi sapete che resterà sempre così, voi vorreste continuare a starci insieme o comunque averci a che fare, perché spesse volte si è legati ad una persona per il potenziale che si vede in quella persona, l'idealizzazione che si fa, o si spera che quella persona possa cambiare. Però se voi avete la certezza che quella persona resta così, voi l'amate uguale, o volete comunque averci a che fare nella maniera in cui lei è? Questa è una domanda importante che bisogna farsi. E poi c'è la carta che dice: tu hai più opzioni di quelle che realizzi, quindi hai più alternative, hai più possibilità. E la carta dietro dice: è certo che è difficile essere molto arrabbiati a qualcuno quando puoi pensare a tutte le ragioni per amare invece quella persona. Quindi è difficile avere due emozioni che sono opposte, molta rabbia ma allo stesso tempo amore nei confronti di una persona. Quindi le opzioni è inteso in quel senso lì, potete scegliere di amare una persona oppure potete scegliere di essere arrabbiati nei suoi confronti, qualsiasi rapporto praticamente sia. Quindi già da queste carte percepisco che alcuni di voi vorrebbero cambiare una persona perché sono arrabbiati praticamente per qualcosa, vorrebbero che si comportasse in una maniera diversa e questo vi potrebbe aver portato a chiudervi di più in voi stessi dal punto di vista emotivo perché siete rimasti delusi da come una persona si è comportata. Non per forza a che fare con l'amore, potrebbe essere famiglia, amicizia, se il messaggio risuona vuol dire che è per voi, però mi sembra un messaggio che è molto forte. Ovviamente le opzioni possono riguardare anche altre cose, per esempio vi dovete aprire più possibilità, più alternative, è una scelta che voi potete fare, è una scelta quella di chiudersi a livello emotivo oppure quella di aprirsi. Quindi vediamo di avere maggiori informazioni con i tarocchi, utilizzerò questo mazzo e metterò almeno 5 carte per vedere perché sono usciti questi messaggi e poi utilizzerò questo per andare a chiarire. Quindi, perché ci sono questi messaggi per il gruppo numero 2? Perché hai suggerito loro di aprirsi di più a livello emotivo, di non cambiare una persona, ma di capirla? Perché sono usciti questi messaggi? Abbiamo la carta del carro. Perché sono usciti? C'è il 5 di denari. Perché sono usciti questi messaggi al gruppo numero 2? Perché il gruppo numero 2 si deve aprire di più a livello emotivo? Abbiamo la luna. Perché il gruppo numero 2? E poi abbiamo altre 3 carte. Abbiamo il 7 di denari, l'asso di spade e poi l'eremita, fondo del mazzo. C'è la carta della temperanza e in questa carta si vedono due persone che unite fanno un'unica entità praticamente. Questa è l'unione di opposti, è l'integrazione di due identità che sono molto diverse, ma che insieme trovano un equilibrio. Quindi voi ed un'altra persona potreste essere letteralmente gli opposti in molti casi. Per alcuni una persona ha energia femminile prevalente, l'altra ha energia maschile prevalente, non per forza si deve trattare di amore, però insomma ci sono degli aspetti che devono essere integrati, soprattutto a livello interiore e bisogna fare chiarezza di questo perché questa persona potrebbe riflettere le vostre ombre, potrebbe riflettere degli aspetti di voi che tendete ad ignorare o che non sapete neanche di avere. Quindi è come se questa persona fosse un vostro riflesso, soltanto che vi fa vedere le cose che vi fanno arrabbiare o che vi danno fastidio. Inoltre, questa è una persona che potrebbe avervi fatto sperimentare l'abbandono, la freddezza, forse non vi siete sentiti apprezzati anche da questa persona, come se non fosse in grado di riconoscere il vostro valore. Questo è sicuramente un rapporto che porta ad un'evoluzione dal punto di vista spirituale, porta ad un progresso, non è un caso che abbiate avuto a che fare con quella persona oppure che avete a che fare con quella persona. Se voi avete paure che sono legate all'abbandono o alla freddezza, al fatto che le persone non riconoscono il vostro valore, c'è bisogno di
andare oltre queste paure, c'è bisogno di superarle. E questo lo si può fare ovviamente con un lavoro interiore, c'è bisogno di acquisire maggiore chiarezza riguardo soprattutto alle credenze che si hanno, visto che qui c'è il concetto delle credenze che emerge, e anche guardare agli eventi che si sono verificati, a ciò che si è seminato, a quali sono le vostre radici, da dove vengono originate queste sensazioni. Tra di voi c'è chi sta aspettando che una persona si faccia risentire o sta aspettando di avere maggiore chiarezza su una situazione che è stata confusa, specialmente se c'è stato un abbandono ed è mancata chiarezza, perché quella persona si è distaccata oppure perché si è comportata così, perché ha fatto freddezza. Insomma, ci sono un po' di confusioni che sono legate a quello e voi state cercando di capire di più rispetto a quella situazione. Ho un po' la percezione che ci siano due gruppi di voi. Il primo è quello che ha paura di allontanarsi da una persona oppure situazione perché ha paura di restare da solo, da sola o di trovarsi in una condizione peggiore rispetto a quella in cui si trova e quindi sta cercando di aspettare di avere maggiore chiarezza circa questa questione. E poi c'è un altro gruppo invece che è già da solo e che ha paura di aprirsi ad altre opportunità perché teme di essere nuovamente deluso, abbandonato e quindi sono le paure che bloccano. Allora andiamo a chiarire, vediamo perché c'è il carro, per quelli che hanno scelto il gruppo numero 2, perché c'è il carro. C'è la carta del giudizio e c'è la carta degli amanti. Allora, se questo è un rapporto che fa salire in superficie questioni del passato affinché possano essere superate. Inoltre c'è bisogno di guardare la verità di una situazione, quindi ricollegandomi al messaggio iniziale in cui vi ho detto se voi sapeste che quella persona resterà per sempre così, l'amereste uguale oppure no? Ci vorreste ancora avere a che fare oppure no? Alcuni si devono muovere rispetto a questioni del passato che sono legate ai rapporti e che portano ad essere fermi. Per esempio le paure. Per delle persone c'è qualcosa che riemerge che riguarda un rapporto. Potrebbe essere una persona che riemerge. Vediamo perché c'è il 5 di denari. Perché c'è 5 di denari. Per il gruppo numero 2. Perché c'è 5 di denari. C'è la carta del sole con il 9 di coppe e la carta della forza. Ci sono tanti messaggi che emergono. Quelli di voi che hanno da poco ripreso una persona, quindi è riemerso un rapporto, potrebbero avere paura che gli stessi problemi di prima riemergano. Quindi è come se ci fosse difficoltà a mantenere una visione ottimistica perché ci sono delle paure che subentrano e sentite di dover essere forti in quella circostanza. È come se voi praticamente anticipaste qualcosa. Le persone che hanno paura di aprirsi a livello emotivo, vedo che hanno una visione pessimistica, dovrebbero invece pensare che ci sono effettivamente persone che sono in grado di soddisfare i propri desideri o che sono esattamente quello che si andava cercando, però c'è bisogno di essere forti in quella circostanza. Tra di voi c'è chi ha a che fare con una persona con la quale c'è freddezza oppure non c'è esattamente quel senso di soddisfazione che vorreste avere e sentite che dovete essere forti in quella circostanza. Vediamo perché c'è la luna. Perché c'è la luna? Per quelli che hanno scelto il gruppo numero 2. C'è la carta del 4 di spade e 6 di spade. Non abbiate paura di confrontare quelle che sono le vostre ombre oppure le vostre paure, specialmente facendo introspezione, perché è attraversando le ombre che potete poi passare oltre a quella situazione. Quindi se c'è qualcosa che vi spaventa, dovete letteralmente attraversarla per poter poi arrivare alla luce. Alcuni hanno paura di allontanarsi da una persona o allontanarsi da qualcosa, specialmente se tra voi c'è silenzio al momento attuale e le cose sono ferme. C'è chi ha paura di spostarsi, distaccarsi, andare da qualche parte. Potreste fare dei sogni significativi durante questo periodo che si ricollegano a questa situazione. Vediamo perché c'è il 7 di denari per quelli che hanno scelto il gruppo numero 2. C'è la carta dell'8 di denari.
E c'è la carta della temperanza, quindi questo ha a che fare soprattutto con la pazienza. Voi state aspettando qualcosa, state aspettando un movimento. Quindi se questo ha a che fare con una persona che state aspettando che questa persona faccia praticamente qualcosa. Alcuni stanno aspettando di vedere un progresso in una situazione, che qualcosa si muova. Questo potrebbe essere anche un invito per voi di mettere in atto delle azioni che possano portarvi ad un maggiore equilibrio e ad un'integrazione di quegli elementi opposti, quindi le paure, le insicurezze, che cosa che quella persona riflette praticamente, perché questo vi consente di potervi muovere in avanti, fare una riflessione sulle cose che sono accadute, su ciò che si è seminato, di per sé porta ad un movimento positivo in avanti. Alcuni di voi stanno aspettando e hanno speranza che una situazione si muova o che qualcuno si muova. Vediamo perché c'è l'asso di spade. Perché c'è l'asso di spade? Per quelli che hanno scelto il gruppo numero 2, perché c'è l'asso di spade? C'è la carta del folle e c'è la carta del 7 di denari, quindi si richiama da capo a questo. Allora, voi riceverete chiarezza che dovete uscire dal comfort, quindi dovete fare qualcosa che vi mette in una posizione scomoda. Potrebbe essere, per esempio, la decisione di andare da qualche parte, di fare uno spostamento oppure di mollare una situazione o una persona, di compiere un gesto che è rischioso in qualche modo. Quindi su questo riceverete chiarezza, specialmente perché c'è attesa prima di quello. Abbiamo i 5 di spade, quindi non fate autosabotaggio, non state in attesa di fare questa cosa. Non so cosa sia per ognuno, però emerge così. Vediamo perché c'è l'eremita. Perché c'è l'eremita per quelli che hanno scelto il gruppo numero 2? Perché c'è l'eremita? C'è la carta dell'asso di bastoni e del 3 di spade. Quindi il dolore è un'occasione di crescita a livello interiore. Quindi si tratta di riflettere praticamente su quegli aspetti. C'è qualcosa che voi percepite essere come una sorta di sfida, di ostacolo, ma si tratta di fare questo salto praticamente, esattamente come fa il folle. Quindi non avere paura di fare questo passo in avanti in una situazione. Però vedo che comporta un po' di dolore per qualche motivo, forse un senso di separazione. Quindi, per esempio, quelli di voi che hanno paura di aprirsi ai rapporti perché hanno paura di essere delusi, il motivo per cui voi non lo fate è perché c'è ancora un dolore che è presente dentro di voi. Allo stesso modo, quelli che hanno paura di restare soli e quindi stanno in una situazione che è negativa per loro, potrebbero avvertire difficoltà a lasciare andare. Se c'è una situazione dove state soffrendo, dovete fare qualcosa al riguardo, cioè non potete stare fermi. Questo è il messaggio che emerge. Adesso vediamo di avere un messaggio per quelli che hanno scelto il gruppo numero 2. Che messaggio c'è? C'è la carta di Shadow Work, devi fare introspezione. Libro, in un libro ci sono le risposte che cerchi, quindi sì, c'è un invito a fare introspezione, a fare luce su quelle che sono le proprie ombre, perché c'è qualcosa da imparare in questa situazione. Il libro potrebbe avere a che fare con le conoscenze, con le esperienze che si sono avute o con una lezione di per sé. Letteralmente ci potrebbe essere qualcosa che voi leggete che vi potrebbe aiutare. E poi ci sono le carte di ignoto, esplora ciò che non conosci e unione, ci sarà un'unione con una persona. Quindi siete invitati a fare cose che vi mettono in posizioni scomode perché sono ignote, non le conoscete. Insomma, si tratta di fare cose che sono diverse e poi ci sarà un'unione con una persona. Quindi per alcuni questo ha a che fare con un rapporto, cioè si tratta di fare qualcosa che possa condurre ad un rapporto. E non parlo di un rapporto tossico dove state male, potrebbe essere un rapporto completamente nuovo in quel caso lì. Quelli che hanno paura di aprirsi all'amore devono esplorare l'ignoto per arrivare all'unione con una persona, non avere paura di essere nuovamente delusi, praticamente quello è il senso. Inoltre riceverete dei messaggi attraverso i numeri degli angeli. Si può trattare di numeri che per voi sono significativi o numeri che sono ricorrenti, quindi vi è consigliato di ricercarne il significato. Vediamo di avere un ulteriore messaggio per quelli che hanno scelto il gruppo numero 2. C'è la carta di tranquillità. E c'è la carta di trappola. Questo mi fa venire in mente il fatto che la zona di comfort per alcuni, pur essendo una trappola, vi dà una sensazione di tranquillità, quando invece c'è bisogno di uscirne fuori. Un altro messaggio, c'è la carta di ricevere notizie, quindi c'è qualcosa che riceverete che sarà significativo, notizie oppure comunicazioni.
Un altro messaggio che percepisco è che riuscirete a liberarvi da queste trappole per arrivare ad una maggiore tranquillità, però ovviamente dipende da voi. Quindi si tratta di andare oltre le proprie paure perché ci sarà maggiore tranquillità in arrivo. E qui abbiamo anche il riflesso che mi fa pensare al messaggio iniziale, quello delle ombre, ed è il fatto che una persona potrebbe riflettere le vostre ombre. Quindi o farete pace con questa cosa, oppure potreste trovare una persona che invece riflette degli aspetti che sono più positivi in voi nei momenti in cui confronterete queste ombre. E non per forza questo ha a che fare con l'amore comunque. Vi ringrazio per aver scelto il gruppo numero 2, adesso passa al gruppo numero 3. Allora, gruppo numero 3, il primo messaggio per voi è quello che dice le cose non sono come sembrano. Quindi significa che qualcosa è nascosto, qualcosa non è come appare o qualcuno non è come appare. Vi vuole fare credere una cosa anziché un'altra, per esempio. Il messaggio dietro dice più basso è il prezzo del tuo amore e più alto è il suo valore. Non bisogna trattarlo come una sorta di merce. E non bisogna che sia inaccessibile alle persone. E poi questa carta dice non preoccuparti. E il messaggio dietro dice non c'è nessuno nella tua vita che non ti abbia sempre amato. Tutti stanno semplicemente cercando di capire come dimostrarlo. Quindi significa che anche le persone che vi hanno trattato male in realtà vi hanno amato a loro modo, soltanto che non sapevano come mostrarvelo. E poi c'è questa carta che dice l'amore non è mai invano. Quando finalmente vedi che cosa riguarda questa questione del tempo e dello spazio, riderai, piangerai e sarai così contento o contenta di aver amato esattamente come hai amato. Cioè quando capirete come funziona effettivamente l'universo e le persone che si sono incontrate, le situazioni che si sono sperimentate, allora tutto avrà senso e l'amore non è mai rimasto invano, praticamente. Adesso utilizzerò i tarocchi, metterò almeno 5 carte di questo mazzo e poi andrò a chiarire con quest'altro mazzo. Allora, perché per il gruppo numero 3 c'è il messaggio che dice le cose non sono come sembrano, che non si devono preoccupare e che non si ama mai invano? La temperanza al contrario. Perché il gruppo numero 3 ha questo messaggio? C'è la carta del 4 di coppe. Perché il gruppo numero... C'è la carta del 6 di denari in una posizione orizzontale. Perché il gruppo numero 3 ha questo messaggio che le cose non sono come sembrano, che non si devono preoccupare e che non si ama mai invano? C'è il 4 di denari. Perché il gruppo numero 3 ha questo messaggio? Che le cose non sono come sembrano e abbiamo l'8 di denari. Al fondo del mazzo c'è 5 di bastoni. Quello che emerge è che voi siete impazienti in una situazione, siete stanchi di aspettare. Forse state aspettando delle opportunità nello specifico o che una situazione si muova, che una persona si smuova. C'è una sorta di mancanza di equilibrio in una situazione. Se questo ha a che fare con una persona, questa è una persona che non dà. Quindi al momento sembra essere più chiusa in se stessa e voi stessi potreste essere chiusi dal dare qualcosa a qualcuno. Quindi è come se voi aveste tolto l'impegno che avete messo in qualcosa. O nei confronti di una persona, prima davate, però non ricevevate abbastanza in cambio, quindi avete smesso di contribuire a quella situazione. Che sia amore oppure un altro tipo di rapporto, oppure questo potrebbe avere a che fare con il lavoro, perché non ricevevate quello che volevate in cambio, quindi adesso c'è maggiore chiusura praticamente in voi stessi. Sono comunque aspetti su cui andare a lavorare. Alcuni di voi sono chiusi ai rapporti con gli altri in generale, potrebbero essere molto focalizzati sul lavoro. Andiamo a chiarire, vediamo perché la temperanza è al contrario, per quelli che hanno scelto il gruppo numero 3, perché la temperanza è al contrario. Ok, c'è cioè il 7 di coppe al contrario e abbiamo la morte. Il fatto di provare una forte impazienza in una situazione vi porta a capire che l'unica scelta da fare è quella di chiudere qualcosa o è quella di trasformare radicalmente una situazione, cioè non può rimanere così quella situazione,
C'è bisogno di fare qualcosa. Se prima c'era una confusione, adesso non c'è più, come se una chiarezza fosse sopraggiunta. Quindi questa forte impazienza che avete sentito, oppure questa instabilità, vi porta a capire che c'è solo una cosa da fare, che è quella di chiudere qualcosa o di cambiare in maniera sostanziale una situazione. Vediamo perché c'è il 4 di coppe. Ok. C'è la stella con la giustizia. Alcuni di voi potrebbero avere perso la speranza nei confronti di qualcuno oppure di qualcosa, affinché una situazione si aggiustasse o affinché qualcosa tornasse ad essere in equilibrio. Questo potrebbe essere legato al settore della giustizia o a qualcosa di formale. La possibilità di risanare una situazione e di riportarla in equilibrio è presente dentro di voi, però voi potreste essere girati dall'altra parte. E c'è invece bisogno di capire che il potere ce l'avete voi in una situazione. Inoltre c'è qualcosa che lavora dietro le quinte, qualcosa che voi non vedete accadere, però ci sono energie che si muovono dietro le quinte, cioè ci potrebbe essere qualcosa che è voluto dal destino, per esempio, qualcosa che vi allinea sul giusto percorso, anche se a voi non sembra così. Vediamo perché c'è il 6 di denari per il gruppo numero 3. Perché c'è 6 di denari? C'è la carta del 5 di bastoni con l'asso di bastoni e c'è un altro asso che è quello di denari. Io vedo che la possibilità di andare verso una situazione diversa, quindi verso nuovi inizi, c'è. Si tratta di superare degli ostacoli o delle sfide che sono presenti lungo il percorso. A mio avviso siete anche vicini nel superare queste difficoltà, nell'andare oltre le stesse, quindi si tratta di fare praticamente uno sforzo. Seguite ciò che vi appassiona, quello che sentite dentro e non abbiate paura di abbracciare nuove opportunità. Qualsiasi settore praticamente sia. Se nel contesto lavorativo avete sperimentato delle difficoltà, io vedo che state per superarle, perché c'è qualcosa che è in arrivo. Lo stesso potrebbe riguardare l'amore. Però non dovete essere in questa energia che è pessimista e che è ferma in attesa di qualcosa o di qualcuno. Vediamo perché c'è il 4 di denari, perché c'è 4 di denari per il gruppo numero 3. C'è la carta del 9 di bastoni. E c'è la carta dell'otto di spade. Molti di voi sono chiusi in loro stessi e non vogliono aprirsi perché sono diffidenti nei confronti delle persone, sono stati feriti o siete diffidenti nei confronti di una persona nello specifico e non importa quale tipo di rapporto questo sia. E queste difese alte creano dei blocchi. Avete paura di essere feriti nuovamente. Se non avete a che fare con qualcuno nello specifico riguardo i rapporti in generale, quindi c'è una difficoltà ad aprirsi proprio perché siete stati feriti prima. E in realtà siete bloccati da quelle che sono le vostre paure. Se questo non ha a che fare con i rapporti, sta ad indicare che c'è una situazione nella quale voi siete stati feriti e sono presenti delle paure che vi hanno portato a chiudervi di più in voi stessi. Quindi c'è bisogno di superarle. Vediamo perché c'è l'otto di denari. Perché c'è l'otto di denari per quelli che hanno scelto il gruppo numero 3. Perché c'è l'otto di denari, c'è la carta della due di spade e c'è la carta dell'appeso. Se questo ha a che fare con il lavoro, vi state chiedendo se sia il caso di lavorare su qualcosa o meno. Se ha a che fare con un rapporto, vi chiedete se sia il caso di metterci lo sforzo oppure no. Quindi avete un conflitto mentale se impegnarvi su qualcosa oppure sacrificare quella cosa. Adesso vediamo di avere un messaggio. Che cosa abbiamo per il gruppo numero 3? Cosa abbiamo per il gruppo numero 3 riguardo questa situazione? Allora, c'è la carta di cambiamento, un cambiamento in arrivo. Vite passate, questa situazione si è già verificata in una vita passata, è chiaro senza avere il sesto senso su qualcosa. Quindi potreste avvertire qualcosa attraverso il vostro sesto senso. Le cose non sono come sembrano, però potete sentire che le cose stanno in una certa maniera. Quindi affidatevi a quello che sentite dentro. Qualcosa a che fare con le vite passate. Quindi forse state sperimentando una dinamica che avete già sperimentato in vite precedenti. Con una persona potreste aver sperimentato le stesse dinamiche anche in vite precedenti. E poi c'è la carta di cambiamento che dice un cambiamento è in arrivo. Quindi ci sarà una svolta in questa situazione a breve.
E potreste essere voi stessi a decidere che tipo di cambiamento fare oppure qualcosa che insomma si verificherà. Potreste vedere spesso il numero 5 oppure le farfalle. Adesso vediamo di avere un altro messaggio per quelli che hanno scelto il gruppo numero 3 riguardo questa situazione. C'è la carta di tossicità in comando e c'è la carta di spostamento. Quindi si tratta di riconoscere la tossicità che è presente e essere più forti della stessa. Se è una persona ad essere tossica, dovete cercare di recuperare il vostro potere ed essere quelli che sono in comando. Se è necessario fare uno spostamento, dovete farlo. Vi dovete inoltre spostare da ambienti che sono tossici o da persone che sono tossiche affinché voi possiate sentirvi effettivamente in pieno potere. C'è l'inizio di un nuovo ciclo per voi, quindi si tratta di spostarvi verso un nuovo inizio. La vostra intuizione vi guiderà oltre che l'istinto e potreste ricevere delle notizie in particolare che sono significative. Vedo che c'è la presenza di distacco con comunicazione, quindi forse qualcuno che si è distaccato comunicherà oppure voi stessi dovete comunicare di volervi allontanare da una specifica circostanza o c'è un problema di comunicazione che ha causato il distacco. Insomma, vedo tutte queste possibilità. Ad ogni modo, c'è un cambiamento che si verificherà. Vi vedo essere maggiormente in potere. Si tratta di non restare fermi in una situazione, ma di agire. Vi ringrazio per aver visto questo video. Poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!